Possiamo portare a Roma 4 parlamentari. Alza l'asticella il coordinatore della Lega Luigi Deramo, che all'Aurum di Pescara ha presentato i candidati del Carroccio. Nel listino della Camera, dietro lo stesso Deramo, che occupa la posizione numero 1, la parlamentare uscente Laura Ravetto, in odore di elezione in un collegio uninominale lombardo, il deputato uscente Antonio Zennaro e l'assessore comunale di Pescara Maria Rita Carota. Al Senato in testa alla lista c'è il capogruppo regionale Vincenzo D'Incecco, la consigliera regionale Sabrina Bocchino e il direttore di ARAP Antonio Morgante. Noi siamo nelle condizioni di poter eleggere due deputati nella lista proporzionale, un deputato al maggioritario e un senatore. Quindi l'obiettivo è alto, l'obiettivo è importante, ma credo che lo potremo cogliere, anche perché abbiamo dimostrato nel corso di questi anni, amministrando comuni importanti, province, regione, con ben 4 assessori, che la Lega ha una marcia in più. Tutte le assunzioni di impegni che abbiamo avuto nel corso delle varie campagne elettorali li stiamo portando avanti. È una sfida che noi stiamo affrontando con il piglio giusto. Abbiamo già ieri riunito, solo nella provincia di Pescara, amministratori e simpatizzanti, oltre 200 persone che sono pronte, cariche per correre in questa campagna elettorale, che sarà breve, sarà concisa, ma all'interno della quale noi metteremo tutti i temi più importanti, convinti che il prossimo governo dovrà affrontare definitivamente una serie di nodi che questo paese attende da tanto tempo. C'è bisogno di un governo stabile, ma stabile su idee e concetti chiari. La Lega ha le idee chiare: stop sbarchi, quindi stop immigrazione clandestina, quota 41, flat tax, attenzione alle famiglie. La Lega ha spuntato anche una candidatura alla Camera per il centrodestra al collegio uninominale di Chieti per il senatore uscente ed economista Alberto Bagnai. Io amo questo collegio perché appartengo alla comunità accademica della Gabriele D'Annunzio da 17 anni ed è stata per me una opportunità di crescita professionale, umana, politica straordinaria. Provo un senso di profonda gratitudine e di appartenenza e sono molto molto onorato, molto fiero di avere questa opportunità di poterlo rappresentare, di poter restituire qualcosa che mi ha dato tanto e di poter approfondire la conoscenza di un territorio che comunque, diciamo, che un pochino conosco. Ecco.